dichiariamo e definiamo santi i beati. Sánchez del Río, Emmanuel González García, Ludovico Pavoni, Alfonso María Fusco, Josefo Gabriele del Rosario Rochero, et Elisabetta a Santissima Trinitate Cate, Santos esse decernimus et definimus. Angri al suo santo, Alfonso María Fusco è stato canonizzato nella giornata di ieri da Papa Francesco, un evento unico per la comunità angrese e per l'intero territorio che riceve in dote la luce e un riferimento di un uomo che ha speso la sua intera vita per gli ultimi, gli umili. Il santo dei poveri, fondatore della Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista, presente in 4 continenti e 16 nazioni. Ampia la delegazione istituzionale presente in piazza San Pietro, folta la presenza di fedeli e credenti in piazza Annunziata, dove è stata seguita la Santa Messa e la cerimonia di canonizzazione dei 7 beati. Sì, abbiamo già provato una forte emozione nel sentire Alfonso María Fusco nell'ambito dei 7 canonizzati. È un giorno molto importante per Angri, è un percorso che è cominciato 15 anni fa con la beatificazione nel 2001. Alfonso María Fusco ha cominciato a fare breccia anche e soprattutto nel cuore degli angresi, gli angresi che hanno un cuore grande e di cui Alfonso María Fusco ne è l'emblema. È un'emozione che non si può descrivere. Io ho preferito, anziché andare lì a San Pietro, ma di rimanere qui tra il mio popolo e vivere questo momento così importante in questa piazza. Ci ha unito molto questo momento anche con coloro che sono partiti per Roma. E abbiamo riconosciuto tante suore in mezzo alla folla, suore che vengono da tutte le parti del mondo, dal Cile, dal Brasile, dalla Corea, e poi queste suore verranno qui ad Angri per vivere insieme a noi questo giorno, questi momenti così belli di festa. Oggi per la comunità inglese è un evento più unico che raro. Un gigante della carità, dell'altruismo, dell'aiuto verso i diseredati, oggi merita gli onori della santità e la comunità inglese gioisce rispetto a questo evento, un evento che comunque fa recuperare quel senso di unità, di appartenenza alla comunità. Quindi una figura come quella di Sant'Alfonso María Fusco, che ha dedicato la sua vita agli ultimi, ai poveri, togliendo tutto a se stesso, entra di diritto nel novero di quelle che sono le figure guida, dei fari di una comunità. Quindi l'auspicio nostro è quello che da oggi la comunità possa ritrovare quell'identità, quel senso di comunità che comunque è necessario per poter andare verso un futuro sempre migliore. Ora la città si prepara a ricevere il flusso di fedeli rappresentanti delle varie case battistine nel mondo. L'amministrazione ha predisposto la logistica per rendere fruibile la massa di fedeli, la città e le sue strade, i luoghi del Fusco, predisponendo un percorso pedonale che accompagni il cammino dei pellegrini lungo il centro storico cittadino per visitare la casa natale, la collegiata di San Giovanni Battista, la casa madre dove riposa il corpo del fondatore, il museo e la storia della congregazione con 2 mostre fotografiche. Ma da mercoledì il calendario delle celebrazioni animerà una settimana unica che resterà nella storia della comunità angrese. È un lavoro, un piccolo omaggio che possiamo fare al nostro santo, è il minimo che possiamo fare. Poiché arriverà il corpo del santo qui mercoledì, poi la grande celebrazione è sabato. Io insieme ai collaboratori, insieme d'accordo il vescovo eccetera, abbiamo voluto questo triduo solenne. La prima sera, il mercoledì, verrà a celebrare il vescovo emerito, Monsignor Illiano, poi il giorno dopo, il giovedì, verrà il vescovo di Castellammare e Sorrente, Monsignor Alfano, che è originario della nostra città angrese. Poi venerdì verrà l'arcivescovo di Salerno come metropolita,
E questo è un bello omaggio che si rende al nostro santo. Poi venerdì verrà il cardinale Amato da Roma, che celebrerà la grande messa di ringraziamento, e poi domenica mattina verrà il cardinale di Napoli un po' alle 11:30 a chiudere queste feste. La sera ci saranno i vespri solenni, probabilmente presieduti dal nostro vescovo, il quale è un po' impegnato anche lui in questa circostanza, e poi partirà la processione solenne per portare il corpo del santo nella parrocchia dell'Annunziata, dove ci sarà un'altra settimana poi di celebrazioni.